Allora, io vorrei intanto far notare il mio abbigliamento che, come vedete, è completamente in tema My Little Pony. E questo è il pigiamino, quello che vendono da Yamamay, da The Zenis. Perché io oggi voglio fare il video sulla maschera di Glam Glow, quella dedicata ai My Little Pony. Sì, lo so che un po' di tempo fa io feci un video un po', diciamo, critica nei confronti delle YouTuber che provano tutte queste maschere, fanno tutti questi video, si mettono in faccia di tutto e io appunto criticai questo tipo di video perché alla fine mi sembrano abbastanza inutili, anche perché comunque il giudizio su una maschera dipende da tanti fattori, quindi quello che può non andare bene a una persona può andare bene a mille altre, perché comunque la pelle, la sensibilità della pelle è diversa da persona a persona. Per cui li trovo video un po' insulsi, inutili, però raga, questa non è una maschera, è la maschera per eccellenza. Quindi io oggi voglio fare un video di unboxing di questa maschera e poi la proveremo insieme, perché sì, non resisto, devo fare questa cosa. Allora, la maschera costa 50 euro. Secondo me è tanto, perché alla fine poi vedrete il barattolino che c'è all'interno, è veramente molto molto piccolo, sono 50 millilitri, è piccolo. E 50 euro mi sembra veramente tanto, e però per una volta si può fare. Ci sono tre versioni di questa maschera, c'è questa viola, quella rosa e quella nera. A me ovviamente attiravano tutte, ma ho dovuto fare una scelta e come vedete io prediligo molto il viola, quindi ho scelto la maschera questa viola, che è la Gravity Mud, quindi quella classica, no? Di Glam Glow con i glitter. Però questa è quella dei My Little Pony e questa è quella che è rassoda, lifta, ha questo effetto comunque rimpolpante. Crea anche dei sexy contour, quindi un contorno sexy del viso, vediamo un po', e quindi niente, la proveremo insieme. Questa è maschera, è peel off. Allora, io vorrei farvi vedere innanzitutto il packaging, poi vi farò delle riprese più da vicino, perché anche il My Little Pony che c'è sulla confezione ha la maschera sul musetto, quindi è fantastica. Quindi di per sé, secondo me, già solo il packaging è qualcosa di bellissimo, che poi appunto si apre. Quando si apre c'è la scritta Hello Sexy e quindi già qui danno un bel benvenuto. Qui c'è scritto praticamente che benvenuti nella esperienza di appunto di maschera, insomma di trattamento più scintillante. E c'è scritto che comunque la durata di asciugatura dipende, varia. Ovviamente più la tenete su e più ovviamente ci vuole, ma cioè più la mettete più ci vuole. Grazie per avermelo detto perché non lo sapevo. C'è scritto che non serve molta, però appunto se vuoi proprio una copertura grossa, forte, insomma, ci vogliono anche 40 minuti prima che si asciughi. E vabbè. E poi c'è scritto praticamente qui tre cose che puoi fare mentre aspetti che la maschera si asciuga. Guardare un episodio del tuo show preferito, oppure fare un party, una festa glitter e ballare quindi per tutto il tempo dell'asciugatura, oppure fare un selfie con la maschera su. E c'è scritto comunque di non dimenticare di condividere i propri selfie con l'hashtag Glam Glow oppure Glitter Mask. Ok,
Quindi, dopo averci dato il benvenuto con Hello Sexy, finalmente arriviamo al contenuto che ci interessa e praticamente questa è la maschera e vedete che è veramente piccolina. Allora, qui è molto carina perché ha la stella, quella che c'è credo in tutte le Gravity Mud, però qui c'è anche il logo My Little Pony con tutto il My Little Pony viola qui. Ci sono ovviamente delle avvertenze, ho capito quindi che bisogna quindi pulire comunque la pelle prima di metterla, creare comunque uno strato omogeneo con l'applicatore senza ovviamente andare sulle sopracciglia, sulla linea dei capelli e aspettare comunque che sia completamente asciutta e poi toglierla partendo appunto dai bordi. E se poi rimane qualche residuo si deve togliere con un dischetto umidito e da utilizzare due volte a settimana e lavare l'applicatore ogni volta che la si usa asciugandolo all'aria aperta. Ok, poi vi farò il close up del contenuto. Vi dico subito che profuma da morire, ha un profumo veramente di dolcetto chimico ma dolcioso. Poi all'interno troviamo, mamma mia, oltre alla plastica della maschera, troviamo, e questa cosa a me mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo, anche degli sticker tutti glitterosi, ovviamente con tutti questi My Little Pony, quindi sia quello nero che quello rosa che quello viola, troppo carini. Io uno pensavo di utilizzarlo per decorarci il cellulare, non lo so, mo vedo. E poi troviamo, che forse faccio prima ad aprirlo da sotto, troviamo il suo bel applicatore, ovviamente rosa, ma proprio rosa rosa, che è un applicatore in silicone, quindi in gomma, e quindi mi piace che comunque tende a non rompersi, se fosse stata tipo invece spugna a rovinarsi per le applicazioni, e quindi abbiamo anche questo. E poi niente, delle avvertenze che sono comunque le stesse appunto scritte anche all'interno. Quindi niente, adesso vi faccio vedere il tutto più da vicino e poi l'andremo a provare insieme. Qua. Allora, ho cercato di tirare indietro i capelli, però sì, la parrucca la lascio perché secondo me in questo video ci sta troppo troppo bene. Sto sempre con la mia bella magliettina in tema My Little Pony e io direi di iniziare ad applicare la nostra maschera. Mi sono struccata, ho lasciato giusto gli occhi e le labbra truccate così non vi spavento più di tanto, anche se le occhiaie già si vedono, proprio queste luci, cioè proprio che ve lo dico a fare, si vedono anche se non ce l'avete perché le mie luci fanno schifo. Comunque suona il telefono, bene, sono tornata. Allora apriamo la nostra bellissima
maschera super super profumata, non potete capire, profuma da morire, da morire. Allora, c'è scritto di girarla un pochino, di mischiarla con la spatolina. Che profumo, ma non so dirvi bene di preciso di cosa profumi, perché è un profumo ovviamente chimico, però fantastico. Allora, questa è la consistenza, devo dire non è proprio molto 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 gelatinosa, ok, abbastanza liquida direi, e io direi di applicarla subito lontano ovviamente dal contorno occhi. Dunque, mi sono accorta che non vedevate niente perché ero troppo in alto, sta videocamera è orrenda. Comunque è molto fresca, ma evidentemente perché è un gel. Che profumo, potete capire che profumo, come sono? So carina? So figa? Molto. Io direi che come prima applicazione io abbonderei, giusto perché festeggiamo l'applicazione di questa crema che costa, questa maschera che costa ben 50 euro, non ce lo dimentichiamo, quindi dovrebbe fare, diciamo, tipo dei miracoli, speriamo. Comunque, come vedete, si spande anche bene. C'è scritto di creare un... Io non sono molto esperta di maschere peel off, la sto utilizzando un'altra in questo momento, di quelle nere, ma insomma in generale non le ho mai utilizzate, quindi non sono molto molto pratica, e quindi direi di procedere con il naso, e il naso rosa è proprio il top, mi sto guardando anche allo specchio. Sì, veramente il top, bellissimo. Ma sì, mettiamo anche qui. Non ci facciamo mancare nulla. Bene, bellissima. Che poi in realtà non ho neanche punti neri, cose, però qui c'è scritto che comunque dovrebbe essere rassodante, vediamo un po' se è vero. Ora qui dobbiamo stare molto attenti ai capelli, alle sopracciglia, mi sono anche toccata il naso, va bene. Mettiamone un po' anche qui, giusto per fare una maschera proprio completa, stile maschera. E vediamo. Ovviamente qualche capello c'è impigliato, perché io vorrei vedere quanti nel mondo hanno fatto video su questa maschera con la parrucca. Una parrucca poi super economica, di quelli che non valgono niente. Comunque, applicare l'ho applicata ovunque, e niente, ora attendo che si come si dice, che si rapprenda, e vedremo poi il risultato finale. La spatolina è comoda, in quest'altra che stavo applicando non avevo la spatolina, infatti la applico con le mani, però devo dire che è proprio tutta un'altra cosa. Si applica bene, mi sembra che sia abbastanza omogenea, cioè da notare il capello. Oh, ok, io penso che solo io posso fare un video così con la parrucca, scomodissima, però ci sta troppo bene, e ci vediamo tra un pochino. Spero che in videocamera si veda, perché mi sto accorgendo che più si asciuga e più si vedono tutti i glitter. Non so se si vedono anche qui, speriamo. Però ecco, tutto questo che sbrilluccica non è tanto la maschera che si deve asciugare,
quanto, di cui ce l'ho messa tantissima, quanto tutti i glitter. Comunque inizio a sentire che un po' inizia a tirare la pelle. Ok, è il momento di toglierla perché sento che tira tutta, infatti è completamente asciutta, ma come, oddio, qui forse ancora no perché ce l'ho messa una marea, però come vedete è super super lucida, super super glitterosa, mamma mia quanto è carina. Comunque vediamo, proviamo a togliere. Cominciamo dal punto peggiore qua su, dove ci sono anche i capelli. Ok, no, si toglie tutto molto molto bene. Qua come al solito non vedete nulla perché la videocamera non mi riprende. Comunque cerco di farmi, ecco qui ho beccato i capelli, però si toglie veramente facilmente. E guardate quanti bei glitter, carini. In realtà anche in quest'altra maschera nera che sto facendo io ce li ho aggiunti, mi sta crollando tutto perché ovviamente è un macello, io ce li ho aggiunti i glitter. Sapete quali ci ho aggiunto? Non so se vi ricordate, ma qualche anno fa la Kiko per Natale aveva fatto tipo delle semisfere di glitter e io praticamente ancora ce li ho. Per finirli, insomma, per consumarli, ho deciso insomma di aggiungerli via via che farò le maschere alle maschere, perché io comunque non ho pazienza e magari, capito, aggiungendoci dei glitter mi diventano più, guarda come si toglie bene, mi diventano più divertenti e quindi le faccio più spesso. Wow, tolta precisa, benissimo, anche lì dove era un pochino più spessa, fantastico. Vediamo che cosa è rimasto, un piccolo rimasuglio qui, vediamo se ci sono glitter, no, non mi sembra, ok, ce n'è rimasta un pochino qui, ma vabbè, vicino insomma all'attaccatura, però io direi che, ok, è rimasta un pochino qui, ma si toglie benissimo. E la pelle non è secca assolutamente, e anzi molto molto liscia, e a me sinceramente questa cosa è piaciuta. Prendo uno specchio perché non riesco a vedere se ci sono glitter rimasti. Ok, è rimasta un pochino qui, un pochino qui, ma insomma dettagli. No, non ci sono nemmeno glitter sparsi per il viso, quindi ora qui toglierò la parrucca e toglierò tutto l'eccesso qui che c'è qui, perché quella parrucca è un po' difficile, però devo dire che si è tolta bene, avete visto? E, sì. Non metterò nemmeno la crema idratante perché sento che non ne ho bisogno, almeno per il momento, e io quindi sono super super contenta di questa maschera, mi piace tantissimo, soprattutto qua quando si asciuga è fantastica, è super super glitterosa. Questa senz'altro mi farà venire voglia di fare le maschere perché è troppo troppo carina, mentre quella nera che sto facendo con l'aggiunta di glitter lascia comunque i glitter in faccia, ovviamente, perché ce li ho aggiunti io. A me comunque non dispiacciono, poi comunque la faccio la sera, quindi poi dormo e la mattina non ci sono più. E quindi niente, io promuovo, almeno come prima impressione, questa maschera. E comunque considerate che io ho la pelle molto molto secca, quindi se sento di stare bene vuol dire che non me l'ha seccata, perché altrimenti lo sento subito. Quindi io, il mio bel pigiamino dei My Little Pony, vi salutiamo per il momento, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sotto di guardare sotto nell'info box perché trovate tutti i link per i social, vi aspetto, soprattutto su Instagram, e ci vediamo al prossimo video che spero di riuscire a fare domani, perché ho in mente un altro dei miei video critica, un video insomma un po' cattivo, un po' sfogo su un argomento.
che però non riguarda gli youtuber stavolta, ma un discorso un po' in generale, e quindi non vedo l'ora di farlo, e ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao e grazie per avermi sopportato in questo stato, ma a me mettere le parrucche piace troppo, e infatti se andrete sul mio profilo Instagram, la pagina Instagram, vedrete che le foto con le parrucche abbondano. Quindi al prossimo video, ciao!